Ciao ragazzi e benvenuti su Spaghetti Me... Su... Scusate, mi sa che ho sbagliato. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di K52. Oggi vi faremo vedere non un qualunque video, ma... Ok, no, non mi viene questa cosa... Non posso farla, insomma, sono sul canale di K52, ma io sono Spaghetti Magic. Vi starete chiedendo perché? Potremmo stare qui a parlarne per molto tempo, ma forse è molto più facile se faccio così. Carte da gioco. Sapete, la gente non vuole mai giocare a carte con me. E sai, tutto è partito quando ero piccolo, intorno ai 6-7 anni. I miei fratelli, ho tre fratelli, giocavano a un gioco per bambini, un gioco di carte, ma un gioco molto semplice. Questa è una piccola clessidra. Qui ci sono dei piccoli cubi e sopra hanno dei semi, degli spazi bianchi, parti di figure, con i quali si può comporre qualunque carta da gioco, puoi comporre una qualsiasi carta del mazzo. E giocavamo a questa sorta di gioco dove una carta viene scelta e devi indovinare la carta che verrà scelta girando la clessidra e componendo la carta con i blocchi nel tempo a disposizione. Sì, era un gioco divertente, semplice ma divertente. Ti piacerebbe giocare nel ruolo di mio fratello? Sì, lo so, è un pochino strano, ma in ogni caso... Non ti preoccupare. Indica semplicemente una carta, indicane una, non importa quale. Questa? Ok. Ora io non so, non ricordo se quando giocai a questo gioco uscì il 7 di picche o meno, ma supponiamo che mio fratello e io, quando giocammo a questo gioco, supponiamo che uscì il 7 di picche. Ora, mentre l'altro mio fratello era occupato a girare la clessidra, io avevo già finito. Ah, quella fu l'ultima volta che giocai a carte. Grazie mille per la visione da parte mia e da parte di K52. Se il video ti è piaciuto, anche questa volta ti ricordo che puoi cliccare qui subito immediatamente per vederne un altro, sempre di Tommy Wonder, sempre una routine tradotta in italiano, apposta per voi. Ciao!